immagina è proprio un concetto che nasce circa un anno fa. Si prefigge l'obiettivo di, come dire, essere un contenitore di idee, ma dare una mano sia a chi entrerà all'interno di questi spazi, che possono essere professionisti, studenti, universitari, associazioni, imprese, sia dare un contributo attraverso magari la formazione, un indirizzo, attraverso le professioni del futuro, parlare di professioni del futuro, di progettazione europea. Quindi l'idea è quella di creare una rete, di dare l'opportunità a chi circolerà qui dentro, magari di avere il vicino di scrivania che possa diventare il suo collega in una startup. Immagina, nel futuro deve essere uno strumento della comunità siciliana. Cioè, io mi rendo conto che qui in effetti mancano degli stimoli, degli input che sono necessari per fare crescere gli individui, ma per renderli anche consci delle possibilità che ci sono in questa terra. Quindi noi con Immagina cosa vogliamo fare essenzialmente? Vogliamo facilitare un processo di crescita imprenditoriale ed interiore di ogni persona che ne verrà a contatto. Ci sono qua 10 persone che hanno fatto imprese meravigliose, progetti importanti, programmatori a livello internazionale. Ecco che possiamo dare alla nostra Sicilia un respiro maggiore. E questo deve essere un posto dove ci saranno due regole. La prima è impegnarsi. L'impegno è fondamentale, può essere un impegno nello studio, un impegno nel lavoro. Ma il secondo passo importante, la seconda regola, sarà divertirsi, perché dobbiamo dare un valore esistenziale di ricchezza a tutto ciò che noi facciamo. Sono sempre più convinto, attraverso appunto i vari incontri che realizza nel territorio, che è l'esempio che traina l'azione. Purtroppo siamo abituati dalle nostre parti, qui al sud del sud, come dice il giornalista Alan Scifo, che molto spesso arrivavano bellissimi progetti, delle promesse magari dalla classe politica, però poi non abbiamo quasi mai visto finalizzare tutte questa progettualità, ed è sotto gli occhi di tutti. Dalle statistiche Svimez e Istat siamo l'ultima provincia d'Italia, e non essendoci realtà innovative ha fatto sì che questo sia un posto da cui scappare invece dove investire. Creare un luogo di incontro dove poter far rete, e dove già oggi ci sono tantissimi imprenditori siciliani che sono venuti fino a qua e che già fanno attività, vuol dire che qualche cosa si muove. È una questione di mentalità. Gli strumenti ci sono, perché ce la dà le nuove tecnologie, le persone pure, quindi facciamo uno più uno e vediamo quello che succede. Uno spazio di coworking senz'altro è una iniziativa che serve per spingere i giovani, soprattutto del territorio, a stare tutti uniti per lavorare, ognuno ha i propri progetti, ma per condividere appunto quelle che possono essere idee, possono essere competenze, esperienze tra di loro, in maniera da crescere tutti insieme. Io l'unica cosa che consiglio ai giovani è quello che ho sempre detto, semplicemente di condividere le proprie idee con gli altri, perché la condivisione ti dà modo di capire se ci sono problemi in quello che può essere la tua idea, no? Molto spesso si lamentano i giovani del fatto che hanno paura di parlare con gli altri delle proprie idee, perché dice probabilmente me la possono rubare. Invece non è così, ragazzi, non funziona così. Bisogna sempre condividere con gli altri, perché gli altri ti danno qualcosa che magari tu non hai, o magari tu non hai lì per lì pensato o non ci hai riflettuto, e quindi ti aiuta a portare qualcosa di nuovo che lima quella che è la tua idea o il tuo progetto. Quindi la prima cosa, è quella che consiglio sempre in realtà come ultima anche, è condividete sempre le vostre idee e non abbiate paura di crescere insieme agli altri. Noi stiamo cercando di, e ci stiamo forse anche riuscendo, di scogitare il metodo per far sì che il potenziale dei social si possa usare come veicolo in merito alla valorizzazione di tutto quello che è la Sicilia. Come beni della Sicilia possiamo intendere beni architettonici, culturali, percorsi enogastronomici e quant'altro. Quindi Wise è veramente tanto, è un laboratorio di idee che cercheremo di sviluppare da qui a qualche anno. Insulae, o insula se si vuole dire alla latina, è un gin siciliano
è un distill gin siciliano che è fatto con botaniche 100% siciliane, per cui quando è stato ideato il prodotto abbiamo pensato: prendiamo il meglio del meglio che abbiamo in Sicilia, e infatti il nostro motto è Taste the Essence, Taste the Sicily, e quindi abbiamo scelto di prendere da Catania le migliori arance che c'erano, biologiche, da Nicolosi, il verdello, il limone verdello di Siracusa, il mandarino tardivo di Ciaculli, che è un presidio slow food, il pistacchio di Bronte, la mandorla di Aura, il sesamo di Ispica, Carruba ragusana e il gelsomino, un prodotto che quindi a nostro modo di vedere rappresenta un po' la vera essenza di tutte quelle che sono le migliori biospecie del nostro territorio. Il mondo del lavoro è un mondo in continua evoluzione e giornate come queste, spazi come questi lo dimostrano. Oggi il mondo del lavoro non è sicuramente quello di 20 anni fa, 30 anni fa, quindi occorre creare nuove opportunità e nuovi spazi di lavoro, il nuovo concetto di lavoro condiviso. La politica può fare sicuramente tanto e deve aiutare soprattutto i giovani, quindi le nuove start-up, a creare le condizioni per potersi interfacciare con il mondo globale, perché ormai il mondo del lavoro è un mondo non più statico come prima, ma è un mondo che si apre verso nuovi scenari, verso scenario globale, un scenario mondiale. Quindi spazi come questi, spazi di condivisione di idee, di progetti, di nuove start-up per la Sicilia possono essere veramente un volano per far rilanciare il mondo del lavoro.